i punti A di coordinate 2,1, B di coordinate 5,2, C di coordinate 3,0 sono tre vertici consecutivi di un parallelogramma ABCD. Dopo aver determinato le coordinate del quarto vertice D del parallelogramma, scrivi l'equazione della circonferenza che ha diametro CD. Allora, è un problema che in parte abbiamo già visto. Non abbiamo parlato della retta, questo è il vantaggio. Vogliamo le coordinate del quarto vertice di D. Dunque, il nostro parallelogramma, supponiamo sia questo. Tra le proprietà fondamentali di un parallelogramma c'è quella di avere le diagonali che si tagliano scambievolmente a metà, cioè si incontrano nel loro punto medio. Quindi se per esempio chiamiamo questa A, questa B e questa C, e D è questo qua, il nostro incognito, e queste qui sono le due diagonali si incontrano nello stesso punto medio. Quindi cosa faccio? Mi calcolo il punto medio di sicuro di A, del segmento AC di una delle due diagonali, quindi mi calcolo M di AC. No? Formula classica, ascissa di A più ascissa di C fratto 2, ordinata di A più ordinata di C fratto 2. Allora, 2 più 3, 5, diviso 2, 5 mezzi. 1 più 0, 1, diviso 2, 1 mezzo. 5 mezzi, 1 mezzo sono le coordinate del punto medio della diagonale C, ma anche il punto medio della diagonale di B sarà 5, avrà come coordinate 5 mezzi, 1 mezzo, ovviamente. B lo conosciamo, ma D no. Abbiamo che in generale, per la formula del punto medio fra due punti, i punti sono B e D, l'ascissa di B più l'ascissa di D fratto 2 deve essere uguale all'ascissa di M del punto medio, che è 5 mezzi. Stesso discorso, ordinata del punto B più ordinata del punto D diviso 2 deve essere uguale all'ordinata del punto medio, a un mezzo. Direi di moltiplicare per 2 entrambi i membri di entrambe le due equazioni, in modo tale che i due al denominatore se ne vadano, ottenendo che dunque x con b è 5, x con d più 5 è uguale a 5, y con d, notiamo che y di b è 2, più 2 è uguale a 1. Notiamo che qua per la regola della cancellazione 5 e 5 se ne vanno, l'ascissa di d è 0. Portando il 2 a destra, 1 meno 2 fa meno 1, l'ordinata di D è meno 1. 0 meno 1 sono pertanto, abbiamo trovato facilmente, le coordinate anche del punto D, come tante volte abbiamo fatto nei precedenti problemi, quelli riguardanti la retta. Datevi da guardare se non li avete visti. Dunque, a questo punto torniamo ai soliti casi. Ci dicono che questa circonferenza, che vi ricordo in generale è equazione generica x quadro più y quadro più ax più by più c uguale 0, dove a e bc sono i nostri coefficienti incogniti, ha il diametro, ha per diametro il segmento cd, cioè gli estremi sono c e d. E quindi cosa basta fare? Troviamo le coordinate del centro. Il centro è il punto medio, ovviamente, del segmento cd, di questo diametro. E quindi il centro lo indichiamo con il punto h, questa volta, visto che c c'è già. H supponiamo essere il nostro centro, ascissa di C più ascissa di D fratto 2, 3 più 0, 3, diviso 2, 3 mezzi, ordinata di C più ordinata di D diviso 2, 0 meno 1 fa meno 1, diviso 2 meno 1 mezzo, 3 mezzi meno 1 mezzo sono le coordinate di H del centro della circonferenza. E il raggio chi è? Il raggio è 1 mezzo, è la metà del diametro, quindi è 1 mezzo CD, ovvero un mezzo, non lo dimenticare, ogni tanto lo dimentico, radice quadrata, stiamo applicando la formula della distanza tra due punti, C e D, ascissa di C meno ascissa di C al quadrato, ascissa di C meno ascissa di D al quadrato, quindi un 3 meno 0 al quadrato, più 0 meno meno 1, 0 più 1 al quadrato, ovvero un mezzo che moltiplica radice di 3 meno 0, 3 al quadrato, 9, 0 più 1, 1 quadrato 1, un mezzo radice di 10 è il raggio. Benissimo, utilizziamo uno dei due metodi, quello del sistema, impostiamo le condizioni, sappiamo che l'ascissa del centro meno a mezzi è sicuramente pari a 3 mezzi, l'ordinata del centro che sappiamo essere meno più mezzi sicuramente pari a meno un mezzo, è la radice quadrata di meno a mezzi al quadrato più meno b mezzo al quadrato meno c è uguale a un mezzo radice di 10. Nella terza eleveremo al quadrato entrambi i membri,
per eliminare radici, nella seconda, nella prima e nella seconda abbiamo già trovato i valori di A e di B, perché moltiplicando per meno 2 entrambi i membri abbiamo che A è sicuramente pari a meno 3. Moltiplicando per meno 2 entrambi i membri della seconda, B è uguale a 1. Ma allora se A è uguale a meno 3 e B è uguale a 1, abbiamo un 3 mezzi a quadro, abbiamo un 9 quarti, le radici le prendiamo via e le mando al quadrato, più un quarto, uguale un quarto per 10, perché un mezzo quadrato è un quarto, invece 10 al quadrato è 10. E ovviamente mi sono dimenticato qui il meno C che ho perso per strada, perché ovviamente farebbe così, no? Sarebbe radice di questo, e questo facciamo tutti i passaggi, così nessuno mi dice no, sarebbe radice di questo uguale un mezzo radice di 10, no? Se adesso poi al passaggio successivo eleviamo al quadrato, qui se ne va la radice, questo diventa un quarto, lì se ne va la radice, otteniamo cioè che A è meno 3, B è 1, otteniamo che 10 quarti, perché 9 quarti più un quarto 10 quarti, meno C è uguale a 10 quarti, ma 10 quarti 10 quarti se ne vanno, meno C uguale a 0, C uguale a 0. Troviamo in definitiva che A è meno 3, B è uguale a 1 e C è uguale a 0. In effetti possiamo, se vediamo subito come l'equazione della circonferenza, mettendo al posto di A il valore meno 3, al posto di B il valore 1, al posto di C il valore 0, troviamo l'equazione quella che è corretta, che si vuole, x quadro più y quadro meno 3x più y uguale a 0, che è proprio quella che risulta dal testo. In alternativa a questo metodo, abbiamo già visto tanti altri in precedenza, c'è quello di impostare l'equazione in forma canonica della circonferenza, ovvero x meno 3 mezzo al quadrato più y più un mezzo al quadrato uguale r al quadrato. In questo caso sarebbe uguale un quarto per d uguale 10 quarti, e quindi risolvere si arriva a questa espressione qui. In ogni caso abbiamo finito con questo tipo di categoria. La prossima, seguendo il testo che stiamo seguendo, ovvero Matematica Bruto 2.0 da Zanichelli, è determinazione dell'equazione della circonferenza, noti 3 punti. Non perdetevela, prossimo video, ciao a tutti.